Grazie Presidente. Con questo ordine del giorno chiediamo, proprio per rispondere anche ad alcune giuste osservazioni che avevo sentito precedentemente dai colleghi, soprattutto dal collega Corsetti, che chiaramente questo provvedimento non vuole essere limitativo di tutta una serie di attività, soprattutto artigianali, che afferiscono ad alcune botteghe storiche, che chiaramente per la volumetria proprio delle lavorazioni necessitano di un mezzo privato per lo spostamento, quindi penso a restauratori che devono spostare o che il cliente deve andare a recuperare una statua piuttosto che un quadro, piuttosto che una sedia e così via. Quindi tutte queste attività particolari che chiaramente per i volumi degli oggetti che trattano devono poter aver garantito l'accesso. Ci mancherebbe, non vogliamo che nessuna bottega si sposti dal centro storico, anzi devono restare nel centro storico, perché il centro storico non deve diventare una Disneyland, ma anzi deve essere vissuto dai residenti e delle attività artigianali. E quindi con questo ordine del giorno chiediamo semplicemente, la soluzione già c'è a questo problema, ovvero quello che oggi avviene per gli hotel, dove se io vengo dalla città X e vengo in visita a Roma e vengo con la mia automobile e sono diretto ad un albergo dentro la ZDL Centro Storico, l'albergo comunica i dati della mia targa, della mia automobile al database di Roma Servizi e quindi chiaramente io posso andare in quell'albergo nella ZDL Centro Storico tranquillamente con la mia auto. Bene, questo principio che già funziona, che già è che già è in progress nella nostra città, chiediamo di estenderlo chiaramente con particolare attenzione, perché non deve diventare un bypass per bypassare la ZTL, ma con particolare attenzione chiediamo di estendere questa possibilità, che poi è normata con un regolamento, anche per le categorie di artigiani e botteghe storiche. Con l'occasione, Presidente, flash, dico due cose che mi ero dimenticato nell'intervento, nella discussione generale. Chiaramente anche qui ho sentito prima giustamente i colleghi parlavano del discorso dell'aumento dell'offerta di trasporto pubblico, soprattutto connessa a provvedimenti di questo tipo. Tra i provvedimenti che già sono reali voglio ricordare l'estensione dell'orario del tram 3, che fino a qualche tempo fa interrompeva il servizio alle 22, su nostro impulso il 3 effettua servizio fino a 00:30. Da gennaio del prossimo anno cominceranno a circolare anche i minibus elettrici, perché ATAC ha da poco bandito una gara per recuperarli, i minibus elettrici che erano fermi a Trastevere riprenderanno a circolare per il centro storico, quindi chiaramente il tema anche dell'aumento dell'offerta di trasporto pubblico ci è molto molto chiaro.